Con Riccardo Matlacas, primo appuntamento di Art Performing Festival East and West Crossroads, insomma una commistione che parte da Napoli tra la cultura occidentale e quella orientale. Chi meglio di te, artista napoletano che vive a Londra, città per antonomasia ricca di commistioni, può rappresentare questo? In pratica sì. Non vivo a Londra, ma giro molto, e quindi dopo viaggi a Mosca, San Pietroburgo, Sud Corea, ho deciso di raggruppare molti performer e portarli a Napoli dopo 10 anni. È anche la mia prima volta esordio a Napoli, anche essendo di Napoli. Ecco, si comincia il 18, proprio a Castel dell'Ovo, ci sarà proprio il tuo collega, il coreano Kim Kwan Cheol, non so se l'ho pronunciato bene. Kim Kwan Cheol. Ok, Cheol. Si comincia proprio con una performance nella quale proprio c'è il crossroads, no? Questa commistione, in cosa consiste? In pratica faremo dell'improvvisazione e mescoleremo le nostre arti, abbiamo stili diversi e ci confronteremo. Il tuo stile qual è? Io ho un background di danza, quindi un po' diverso. È anche arte visiva, sono anche scultore e pittore, quindi e lui invece ha solo un background di arte visiva e arte partecipatoria. Io nel calendario leggo anche un impegno politico, perché leggo qualcosa contro l'apartheid. Sì, sono stato in Palestina e in Sudafrica ultimamente nel 2015 e ho fatto anche un graffito sul muro dell'apartheid. E quindi mi muovo anche in quel senso, contro le cose che non vanno bene. Beh, effettivamente poi l'arte è un veicolo importante anche per protestare contro tante cose che non vanno, anche dal punto di vista proprio dei diritti civili. Fai parte un po' di un'associazione di tante cose importanti e soprattutto di un percorso, perché vedo, sì, è vero, il Castel dell'Ovo, ma appunto c'è anche nell'Atelier Maclis, sarei presente con Sweet Torn contro l'apartheid, ma non solo, fa anche painting show. Sì, faremo un live painting con il mio amico Rodè, che lui è un mosaicista e pittore, quindi sarà un'opportunità anche di creare un live show, sì, un live painting show, che è una performance che incrocia anche le arti pittoriche. Insomma, giri il mondo, però parti da Napoli per proporre a questo punto la tua arte. E sono tornato dopo 13 anni di attività, è la mia prima volta a Napoli. Come ti trovi a Londra? Mi trovo bene, anche per il fatto che giro molto, quindi è una buona base. Ecco, rispetto all'Italia, quanto Londra è più grande mentalmente, proprio come apertura? Sì, ciò che rende aperta Londra è il fatto che ci siano molte nazionalità diverse che emergono insieme. Invece Napoli è anche molto multietnica, però purtroppo le nazionalità non si connettono. In bocca al lupo. Crepi, si dice? Sì, grazie. Si dice, ciao.